serata a tutti, rieccomi in trasmissione. Io sono Claudio Simeoni per la seconda parte della trasmissione. Scusate un attimo, Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda alle ore 19 e che tratta delle letture del paganesimo, tratta praticamente della lettura di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Prima di cominciare la trasmissione vi do lettura della poesia che avevo già letto un qualche tempo fa, un paio di trasmissioni fa, no? Ed è una poesia tratta dalla Magia di Gabriele Laporta, cioè non è di Gabriele Laporta, poesia è di Frederick Hölderlin. E dice questo: quando ero fanciullo spesso un dio mi scampava dagli sgridi degli uomini. Giocavo sicuro e buono con i fiori del bosco e le aure del cielo giocavano con me. E come tu il cuore delle piante consoli, quando esse d'incontro le tenere braccia ti tendono, così hai il mio cuore consolato, Padre Elio. E come Endimione io ero il tuo vago, Sacra Luna. O tutti voi fidi, amorevoli dei, se poteste sapere quanto vi ha la mia anima amato. Certo, allora io non vi invocavo ancora con nomi e neanche voi mi chiamavate mai a nome come uomini si chiamano quando si conoscessero. Pure conosciuto vi ho meglio che mai abbia conosciuto gli uomini, compresi il silenzio dell'etere, le parole degli uomini non le ho comprese mai. M'educò il concerto del bosco pieno di mormuri e amare appresi in mezzo e ad amare appresi in mezzo ai fiori. In braccio agli dèi sono cresciuto. E questa poesia è per un amico che me l'ha chiesta. La trasmissione di oggi verte su ciò che porta a diventare eterno nella religione romana. Ciò che porta a diventare eterno nella religione romana si ricollega anche al discorso, vi ricordo che non rispondo al telefono, si ricollega anche al discorso che abbiamo fatto nella trasmissione precedente, cioè perché ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, perché se io non ho un padre determinatore, un Dio che determina, qualcuno esterno, una verità, un essere assolutamente necessario, che determina ciò che è il mio percorso, necessariamente, e dico necessariamente, io mi debbo prendere in mano la responsabilità della mia vita, perché quelle determinazioni devono essere fatte da me, l'uso di quella volontà deve essere fatto da me. Allora in quel momento io devo cominciare la ricerca. Ma la ricerca di cosa? Se io non sono determinato da nulla, devo cercare i mezzi attraverso i quali costruirmi. Cioè la ricerca dei mezzi esiste nel paganesimo, non esiste invece la ricerca di se stessi. Perché nel paganesimo non si cerca se stessi? Perché noi non siamo creati di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, ma noi ci costruiamo giorno dopo giorno. E allora la ricerca non è quella di se stessi, ma è la ricerca dei mezzi attraverso i quali costruirci. Ma i mezzi non sono dei mezzi estranei all'oggettività in cui viviamo. L'oggettività ci fornisce tutti i mezzi di cui noi abbiamo bisogno e sta la nostra capacità saperli scegliere e saperli usare nel verso giusto. E le divinità di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana sono questo. Sono degli strumenti che noi ci serviamo per costruire il divenire umano. E nello stesso tempo quegli strumenti li ha costruiti gli esseri umani nel corso delle loro generazioni, nel corso delle loro costruzioni. Questi strumenti a loro volta sono diventati consapevoli di se stessi, sono diventate coscienze e a loro volta alimentano chiunque ha necessità di costruirli, ha necessità di alimentarli, perché questo fare alimenta loro stessi. Ed ecco la relazione dialettica di cui vi ho parlato anche nella prima trasmissione, dove il mio intuire alimenta l'intuibile che mi circonda e l'intuibile che mi circonda alimenta il mio intuire, perché alimentando il mio intuire io alimento l'intuibile. Cioè tutte le cose hanno una relazione dialettica continua e si alimentano vicendevolmente proprio per costruire la coscienza universale. Per cui
Io sono un'opportunità per me stesso, ma nello stesso tempo io faccio parte di un insieme dove per ogni elemento dell'insieme c'è un'opportunità per se stessi, cioè la vita è un'opportunità, però si paga un tributo, si paga sempre un tributo alla vita. Il macellaio di Sodoma e Gomorra cerca di mettere in ginocchio il più uomini possibile, perché attraverso questa azione gli esseri che si cibano di energia vitale stagnata posso privare gli esseri umani delle loro determinazioni, della loro energia, della loro consapevolezza. Però l'azione di mettere in ginocchio è una costante, cioè viene tentata su tutti gli esseri umani, ma le reazioni e le condizioni che gli esseri umani percepiscono e riescono a mettere in essere, cioè le loro strategie di vita, sono tali per cui molti esseri umani si sottraggono alla sottomissione. Nello stesso tempo, tutte le divinità del circostante alimentano tutti quegli esseri umani che, sottraendosi alla sottomissione, le praticano nel tentativo di diventare eterni. Per cui l'essere umano che si fa Dio tentando di costruire se stesso viene aiutato da tutti gli dèi del circostante perché? Perché costruendo se stesso alimenta il divenire degli dèi che ci circondano. Questa è la relazione universale che esiste nel paganesimo. E il paganesimo non può prescindere da questo. Questa relazione è stata concepita e percepita anche da Proclo. Anche Proclo sapeva questo, solo che Proclo ha dovuto piegare la relazione degli esseri umani a quello che era il suo concetto di Dio. Allora, per lui esisteva un Dio all'inizio del tempo e dei mutamenti, da cui si staccavano le anime si incarnavano, cioè dal mondo perfetto e dal mondo imperfettibile, e poi ritornavano a Dio una volta che hanno vissuto il tempo della carne, cioè il tempo del mondo imperfetto, del mondo sensibile. Questo era il concetto che aveva Proclo, e Proclo metteva ancora un Dio determinatore a monte del fare degli esseri umani. Mettendo un Dio determinatore a monte del fare degli esseri umani, altro non faceva che piegare gli esseri umani alle determinazioni immaginate di quel Dio. Cioè, nel senso che se io immagino qualcosa che determina la vita, nello stesso tempo immagino delle determinazioni attraverso le quali viene determinata, costruita, organizzata, condotta la vita. E a quel punto, una volta che io ho immaginato quelle determinazioni, a quelle determinazioni immaginate vi piego gli esseri umani. E questo è ciò che Proclo non riuscì a percepire, cioè non riuscì a vedere, anche perché Proclo non era un apprendista stregone, era un filosofo. E purtroppo i filosofi manipolano gli elementi che hanno, non intuiscono dal mondo che li circonda, non sono degli apprendisti stregoni che modificano loro stessi. E per questo è stata persa quella battaglia. Ma da ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, noi continuiamo a parlare dei guardiani. Cioè, quei guardiani cosa sono? Sono delle entità, sono degli esseri, delle coscienze divine che si alimentano proprio favorendo il sorgere di loro stessi all'interno degli esseri umani. Alcuni di questi guardiani appartengono alla natura più in generale, però altri di questi guardiani sono specifici degli esseri umani. E uno di questi guardiani che appartiene alla natura, ma agisce specificatamente sull'essere umano, perché l'essere umano ha la ragione, l'essere umano è l'unico essere umano che pensa, anche, cioè che parla anche quando pensa, no? È silenzio. Silenzio è un grande guardiano del divenire umano. Silenzio affascina la ragione, la circuisce inducendola a prendere fiato, inducendola a sospendere l'affannosità della descrizione. Silenzio induce la ragione a fermarsi, a respirare. Silenzio è il ponte fra la descrizione della ragione e l'organizzazione dell'individuo per affrontare il caos del circostante. La ragione descrive il circostante, il potere di essere organizza e costruisce l'individuo per affrontare il circostante. Silenzio è potere dell'idea della ragione. Silenzio è potere nella descrizione. Silenzio ammaglia la ragione inducendola ad usarlo. Ogni volta che la ragione usa silenzio, si dilata, si arricchisce. Ogni volta che la ragione usa silenzio,
si ammala di silenzio, ha bisogno del silenzio per dilatare la propria descrizione. Così silenzio addestra la ragione a sospendere la descrizione, permettendo all'essere di addestrarsi per affrontare il caos del circostante. Permette all'essere di compenetrare il circostante diventandone parte, diventando circostante. Silenzio è quello che blocca il flusso delle parole all'interno della ragione. Bloccando il flusso delle parole all'interno della ragione, permette ai fenomeni dello sconosciuto che ci circonda di giungere alla ragione. Permette all'individuo di usare il proprio intuire per agire nell'intuibile che lo circonda. E ogni volta che l'essere umano fa questa operazione, nuove cose giungono alla sua ragione. E allora la sua ragione tenta di dilatarsi, inglobando questi nuovi fenomeni che sono arrivati. Ma questo dilatarsi, che inizialmente può essere faticoso, diventa un processo inarrestabile. Chiunque estenda le ali della percezione sentirà un grande dolore quella volta che sarà costretto a non estendere più le ali. Quella volta che la ragione comincia a usare il silenzio per espandere se stessa, la sua voglia sarà quella dell'espansione e sentirà un grande dolore ogni volta che qualcuno cercherà di mettergli delle catene. Ricordiamocelo sempre questo. E silenzio è il momento in cui la ragione cessa la descrizione, cessa di elencare il mondo e si apre a ciò che la circonda, si apre ai fenomeni dello sconosciuto e i fenomeni dello sconosciuto giungono alla ragione. Questo silenzio è un grandissimo guardiano del divenire umano, impedisce alla ragione di chiudersi su se stessa e di costruire i suoi fantasmi. Per questo la ragione si fa tacita, e tacita è un grande guardiano. Quando diventa tacita, la ragione diventa magia. La ragione non è più padrona dell'individuo, ma strumento del divenire dell'individuo. Quando la ragione si fa tacita, quando la ragione comprende di essere legata al corpo fisico e al suo sviluppo, quando la ragione comprende che è destinata a cessare con la cessazione dell'esistenza del corpo fisico, quando la ragione comprende la necessità di farsi da parte per permettere lo sviluppo del corpo luminoso, che permette alla coscienza dell'individuo di continuare lo sviluppo dopo la morte del corpo fisico, in quel momento la ragione si è fatta tacita. La ragione tacita è una ragione in continuo mutamento, in continuo divenire. La ragione che si fa tacita non si ritiene eterna, in quanto padrona dell'individuo e come conseguenza padrona del circostante. Una ragione che si fa tacita è una ragione che percorre una linea in continuo sviluppo e in continua dilatazione. È una ragione che sa farsi da parte ogni volta che un individuo affronta le contraddizioni drammatiche dell'esistente, ma subito pronta ad aggiungere qualche cosa alla sua descrizione, dilatandosi. Una ragione tacita. Ciao! Una ragione tacita è una ragione che non ha paura del caos circostante. Vive il caos circostante come una miniera dalla quale attingere per alimentare la propria descrizione. Un essere umano con una ragione tacita è capace di lasciare il corpo fisico mentre opera per costruire, dilatarsi e svilupparsi. La morte del corpo fisico, chi più o meno, lo coglie in un momento creativo, al di là dell'età, del momento e del modo in cui viene colto. Vorrei ricordare una cosa, a proposito di questo discorso della ragione che si fa tacita. Martedì c'è stato un incontro qui con Franco, sapete che è il primo martedì del mese, no? Franco Carraro qui da radio organizza degli incontri con le persone per parlare un po' del più e del meno e anche di cose che hanno un minimo di ragionamento filosofico o comunque che appartiene alla vita di tutti i giorni, che appartiene un po' a tutto, insomma. E durante l'ultimo martedì che ci siamo trovati con Franco c'era un personaggio che era interessantissimo, il quale ha osato fare delle affermazioni che io non ho ancora osato fare in realtà. E una delle affermazioni più importanti che lui ha fatto, cioè sono due essenzialmente quelle chiave, quelle grossissime, è che
il pensiero astratto nutre l'essere umano. Cioè pensare che l'essere umano che pratica pensiero astratto non fa altro che emettere della propria energia vitale. Cioè esiste un bisogno che noi abbiamo dentro noi stessi, che è il bisogno dell'astratto. L'astratto non è un lavoro di fantasia o un lavoro particolare. L'astratto non è altro che il tendere a vivere senza interessi, articolando il proprio pensiero e articolando la percezione nel mondo che ci circonda. Questo è l'essere astratto. Cioè praticare stregoneria è praticare pensiero astratto. Ora, questo personaggio ha spiegato che se l'energia viene, cioè l'energia di un corpo fisico viene spesa attraverso un lavoro mentale, attraverso un lavoro astratto, attraverso la ricerca di conoscenza, attraverso questo, c'è un buon ricambio di energia, cioè la sua ansia di sapere, la sua ansia di cogliere il nuovo, la sua ansia ha uno sbocco, viene soddisfatta, per cui abbiamo una relazione di accumulo, carica, scarica di energia che ci permette di non solo stare bene, ma anche di dilatare il nostro potere di essere. A differenza, diceva, esiste una condizione inferiore a questa, che è lo scarico dell'energia dal punto di vista. Lo scarico dell'energia dal punto di vista fisico attraverso l'attività fisica. Anche questa è molto importante, però è un livello inferiore. Cioè la quantità di energia che si scarica a livello fisico è un'altra cosa, cioè è un ripiegamento che fa l'individuo. L'individuo che non ha il pensiero astratto ripiega a scaricare l'energia attraverso l'attività fisica. Quando l'attività fisica non è più in grado di scaricare correttamente l'energia, abbiamo il subentrare della depressione. Com'è che l'ha spiegato lui la depressione? La depressione l'ha scaricata come l'incapacità dell'individuo di trovare interessi all'interno del mondo che ci circonda, attraverso i quali poter scaricare l'energia, cioè anziché leggere i libri, anziché cercare il nuovo, anziché cercare qualcosa, anziché darci da fare. Scusate un attimo. Ciao, grazie, scusa. Praticamente la ragione non trova più delle motivazioni, degli interessi attraverso i quali scaricare la propria energia. Succede che si accumula energia che non viene scaricata. L'energia deve essere scaricata in qualche modo, però non c'è più il meccanismo di scarico dell'energia della persona. Non essendoci più il meccanismo di scarico della persona, subentra un altro tipo di meccanismo, cioè l'energia non viene più neanche accumulata. Per cui cessa di esserci tutto quel lavoro dialettico, perché alla fin fine è un lavoro dialettico di accumulo, carica e scarica di energia, che porta alla crescita dell'individuo, cioè l'individuo praticamente cessa di crescere, perde interesse per il mondo che ci circonda, perde interesse per la vita, per le cose, e arriva fino al suicidio. Cioè questo percorso di declinamento da quello che è il lavoro astratto, da quello che è la ricerca, da quello che è il lavoro mentale, nel quale si scarica l'energia e che ci deve dare piacere, cioè deve essere tale da attrarci, c'è un ripiegamento continuo e sistematico dell'individuo finché il ripiegamento porta al suicidio. Lo stesso discorso è stato fatto all'interno, per esempio, della cultura. Il cristianesimo ha sempre distrutto il livello culturale. Cioè, distruggere i libri, distruggere la cultura, distruggere il sapere era imperativo. Perché questo? Perché i Vangeli ufficiali sono di un cretinismo, di un'ignoranza che è spaventosa rispetto a qualunque cosa. Allora, a quel punto, perché quell'ignoranza potesse avere un minimo di presa sulle persone, è stata necessaria la distruzione sistematica della cultura ed essenzialmente la distruzione sistematica della capacità degli individui di andare a ricercare la cultura. Allora a quel punto abbiamo avuto, cos'è che abbiamo avuto? Abbiamo avuto una regressione dell'individuo che lo ha portato praticamente al suicidio culturale, li ha portati a quell'essere povero di spirito che lo ha portato alla depressione culturale, fino al suicidio.
saccheggio di quello che sono stati i sistemi sociali. Dopodiché la ripresa da là sotto sono volute molte generazioni, molti sforzi e molte fatiche. Per cui quando la ragione si fa tacita, in realtà non è che si fa tacita perché tace, ma si fa tacita proprio per permettere all'intuizione dell'individuo di pescare sempre cose nuove del mondo che ci circonda. Pescando sempre cose nuove del mondo che ci circonda, la ragione si dilata, la ragione si estende e si espande. La ragione pratica e il pensiero astratto pratica una vita che non è legata alla materialità di tutti i giorni, ma è legata proprio a piaceri interiori che ha l'individuo, e questo fare, questa articolazione dell'energia provoca la dilatazione della persona. E questa è stata una delle affermazioni più grosse che ha fatto questa persona. E l'altra affermazione abbastanza grossa è che per comprendere un testo, per comprendere anche un discorso filosofico, è necessaria energia. Cioè, cosa significa che è necessaria energia? Cioè che non è sufficiente mettersi tutti i vocaboli uno dopo l'altro e capire una frase, ma per interiorizzarla, per intuire il nuovo che ci arriva e fagocitarlo, farlo diventare nostro e usarlo nella vita di tutti i giorni, serve energia. Se non c'è energia per fare questo, siamo solo dei morti che camminano. E per quel che mi riguarda, i morti che camminano, posso solo lasciare che i loro morti li seppelliscano, tanto per parafrasare qualcuno, che non è nei Vangeli ufficiali, ma che è Didimo. Cioè, non me ne frega niente che i morti capiscano quello che io dico. Mi sta benissimo che i morti mi insultino per telefono, mi fa molto bene questo. Mi interessa molto di più, invece, presentare delle cose che possono solleticare chi ha energia, chi ha potere, chi ha voglia di crescere, voglia di dilatare se stesso. Questo mi interessa. E passiamo a un altro grande guardiano del divenire umano, ed è Sorte. Sorte fu identificata con Fortuna. In realtà Sorte è la forza che permette all'essere umano di scegliere, pur non conoscendo i dati completi all'interno dei quali scegliere. La ragione descrive il mondo, ma non è in grado di comprendere il mondo. Nonostante questo, l'essere umano è costretto a scegliere. La scelta non è in linea con la descrizione. La scelta spesso è legata a cose diverse. Spesso si parla di istinto, di astuzia, di fortuna o di caso. In realtà Sorte è un guardiano di ponte fra la ragione e il caos circostante, fra la ragione e la forza psichistica dell'individuo. Sorte è la capacità dell'io psichistico di lanciare messaggi al superio della ragione, manda messaggi sotto forma di necessità, bisogni e predilezioni estemporanee. Sorte è questo potere. Sorte viene sconfitta soltanto quando la ragione prende il controllo dell'individuo e l'individuo si assoggetta alla ragione, alla sua descrizione. Soltanto in quel momento l'io psichistico non è più in grado di comunicare alla ragione la sua percezione del circostante, permettendo all'individuo di scegliere nonostante la sua incapacità di descrivere la totalità dell'esistente. Sorte è un grande potere, un grande guardiano che cessa di agire sull'individuo anche quando la ragione si fa tacita. In quel momento Sorte non ha ragione di continuare ad essere, in quanto l'individuo è io psichistico, e non ha ragione di usare il potere di un ponte, in quanto egli è diventato Sorte. Dunque Sorte non è fortuna, non è la compattazione dell'individuo nell'affrontare il circostante, ma è la capacità dell'io psichistico di comunicare al superio della ragione. Sorte dunque è un tirare a sorte, è giocarsela. Io non so cosa mi succederà nel fare quella cosa, ma io devo raggiungere quell'obiettivo. Non ho elementi sufficienti per raggiungere quell'obiettivo, però lascio al mio intuire scegliere. Cioè il mio intuito sceglie, il mio intuito mi porta a fare delle scelte pur non avendo tutti gli elementi da descrizione per fare quelle scelte. Ma è solo la ragione che deve avere gli elementi per fare delle scelte.
io posso fare delle scelte senza usare la ragione. Se io divento io psichistico, se io altero la percezione, se io percepisco il mondo in maniera diversa, non ho bisogno di ricorrere alla ragione e alla sua descrizione per fare delle scelte. Faccio delle scelte in base ad altri parametri. Purtroppo non tutte le persone sono in grado di alterare la percezione al punto tale di fare delle scelte fuori dalla descrizione della ragione. Fuori dalla descrizione della ragione posso aggiungere dei flash, degli input, degli elementi che ci possono aiutare, ma fare delle scelte completamente al di fuori dalla descrizione della ragione fra gli esseri umani è difficilissimo. E allora sorte è una sorta di ponte, è un ponte che c'è fra la descrizione della ragione e l'intuibile che ci circonda. Ed è un ponte magico, una coscienza magica che ci permette di cogliere dall'intuibile che ci circondano parte degli elementi oppure costruire delle decisioni pur non avendo tutti gli elementi della ragione a posto per fare quella decisione. In pratica l'essere umano se la gioca e questo è l'essere divino di sorte. E dopo sorte passiamo a un altro grande, grande, grande guardiano del divenire umano. Ed è speranza. L'attimo presente non è l'assoluto. All'attimo presente segue un altro attimo e a questo segue un altro attimo. Speranza è un guardiano che induce l'essere umano a volgere lo sguardo al tempo che viene incontro. Il presente non domina l'essere umano. L'essere umano si trasforma giorno dopo giorno. Questo è il principio esoterico di speranza. Speranza è il potere della trasformazione, la forza che induce la trasformazione degli individui, il loro cammino verso l'eternità. Fu speranza condurre l'essere umano lungo il cammino che lo portò fuori dall'oscurantismo nel quale gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra lo avevano cacciato. Speranza si relaziona col singolo individuo, con la singola specie, con l'essere natura, favorendone i mutamenti. C'è sempre una direzione nella quale svilupparsi, migliore di quella attuale. Gli stregoni modificarono i mutamenti per uscire dall'oscurantismo cristiano. Gli illuministi, i libertini, modificarono la rotta dei mutamenti in funzione del principio speranza, alimentati da speranza. Speranza è un grande guardiano, nulla è perduto. Ricordo che non rispondo alla telefonata finché non ho finito almeno alcuni guardiani. Nulla è perduto per chi non si piega disperato, per chi non dissolve se stesso. I mutamenti sono in grado di modificare la sua situazione attuale solo nella misura in cui costui continua ad usare la propria volontà, le proprie determinazioni, continua la ricerca per soddisfare i propri bisogni. Speranza è un centro di energia vitale che avvolge l'individuo come una tensione. Il nemico di speranza è l'illusione. Speranza non è definizione di ciò che sarà o potrà essere. Questa è l'illusione della ragione che, incapace di abbracciare l'esistente attraverso la sua descrizione, si illude che quanto descrive sia la totalità dell'assoluto da cui deduce che sarà necessariamente sviluppo della sua descrizione. Illusione è proiezione nei mutamenti, ignorando le variabili sconosciute e la forza del loro impatto su quella sequenza dei mutamenti. Speranza non descrive. Speranza è una forza che spinge l'essere umano ad usare la propria volontà e la propria determinazione. L'essere umano diventa speranza quando fa del cambiamento il suo modo di essere attraverso l'uso della sua volontà e delle sue determinazioni. Spiegare speranza è facile e complesso allo stesso tempo. I cristiani ne hanno fatto di speranza una delle loro virtù, roba del genere. Però loro non hanno usato la divinità speranza, loro hanno usato l'attesa, cioè hanno trasformato col termine speranza, vanno a definire l'attesa per qualcuno, cioè l'attesa che arrivi Dio a risolvergli la situazione, l'attesa che arrivi la Madonna a risolvergli la situazione, l'attesa che arriva il pazzo di Nazareth a risolvergli la situazione. Per cui loro speranza l'hanno trasformata in attesa. Che cos'è invece il concetto speranza dal punto di vista del paganesimo? Io metto in essere delle strategie per giungere a un certo obiettivo.
speranza sono le strategie che io metto in essere. Se io devo imparare, non so, ad usare una piala, bene, il fatto di prendere l'attrezzo, di organizzarmi, di prendere il legno, di usare il legno giusto e mettermi a fare quel tipo di lavoro di piallaggio, bene, tutto quello che io faccio per riuscire a piallare, sperando di piallare bene, bene, la mia attenzione, il mio lavoro, la mia trasformazione nel prendere in mano la pialla, nell'organizzarmi per piallare, questo è il mio principio speranza. Io mi faccio speranza, cioè io mettendo in essere quelle strategie spero, visto, di piallare bene. E così per qualsiasi cosa, per guidare l'automobile, l'attenzione che ci metto, la cintura di sicurezza, la distanza dei sedili, cioè, metto in essere tutta una serie di strategie per guidare bene l'automobile. Dunque io spero di fare una buona guida. E così per il lavoro, così per il mangiare, per qualsiasi azione fa l'essere umano, le sue strategie per raggiungere il fine che si è proposto è il principio speranza. Ma speranza rappresenta delle azioni, non rappresenta l'illusione. Io mi illudo che la Madonna mi faccia passare il cancro. No, col cavolo, io metto in essere delle strategie perché le cose vadano in maniera diversa. Mettere in atto delle strategie induce a me lo sviluppo della divinità speranza. Ma perché io metto in atto delle strategie, non perché costruisco delle illusioni. I cristiani invece di speranza ne fanno un'illusione. C'è l'illusione dell'intervento di Dio, l'illusione dell'intervento della Madonna, l'illusione dell'intervento del loro profeta e così via. Ma è illusione, non è speranza. Sono due cose assolutamente diverse. Una è illusione come distruzione della capacità dell'individuo di mettere in essere delle strategie di vita. L'altra invece è la divinità speranza come capacità o tentativo dell'individuo di mettere in essere delle strategie per giungere al suo obiettivo, per giungere al suo intento. Per questo speranza è una divinità nel paganesimo. E passiamo a un guardiano strano, almeno per noi, insomma, tutto sommato, Tosse. E Tosse è un grande guardiano del divenire umano. Tosse è un messaggio. Ogni messaggio che il corpo fisico lancia alla ragione per comunicargli che qualche cosa non funziona e che lui, e per conseguenza della ragione, si prospettano dei pericoli. Quando la ragione si eresse a padrona assoluta dell'essere umano, chiuse con quanto non riusciva a descrivere. Fra le cose che tagliò dalla sua descrizione fu la relazione numerica fra sé e il corpo fisico dell'essere umano cui apparteneva. Così l'essere umano non fu più in grado di agire preventivamente nei confronti del proprio corpo. Anche se nel corso dei millenni le condizioni di vita sono migliorate, l'azione della ragione non era in grado di soddisfare tutti i microbisogni di ogni singola cellula del corpo fisico, ma si limitò a soddisfare quei bisogni generali espressi dall'essere e compresi nella sua descrizione. Così la ragione non dava molta importanza a quella piccola ferita al piede, salvo disperarsi quando questa si trasformava in cancrena. Così la ragione non dava molta importanza a quel piccolo prurito, quella sensazione di freddo sui bronchi e sui polmoni, salvo disperarsi quando questa si trasformava in polmonite. Tosse è un guardiano, un messaggero, che avverte la ragione quando qualche cosa non funziona. Avverte la ragione che la sua descrizione non capisce che cosa potrebbe non funzionare, incutendogli timore e necessità di capire. Attraverso Tosse la ragione si modifica percependo il proprio corpo fisico. Comprende la necessità di conoscere e di allargare il confine della sua conoscenza. Così Tosse diventa un grande guardiano. Diventa un guardiano dello sviluppo della ragione in una direzione precisa, aumentare la comprensione degli stimoli provenienti dalle varie parti del corpo per allargare la descrizione che di questo ne ha la ragione. Così l'essere umano impara ad ascoltare i messaggi che dal suo corpo emergono alla superficie. Così l'essere umano comprende come una coscienza altro non è che la coscienza risultante di ogni sua parte del corpo. Così l'essere umano comprende di essere un divenuto e che deve continuare ad esistere attento agli stimoli del proprio corpo per continuare nel suo processo di divenire.
Non si diventa tosse, si permette a tosse di diventare parte dell'essere umano, si costringe la ragione a spostare la sua attenzione tenendo presente i messaggi di tosse. Tosse è un grande guardiano del divenire umano. Per essere un guardiano del divenire umano, Tosse ha bisogno che l'essere umano comprenda la necessità di continuare nella sequenza dei mutamenti e per far questo deve curare il suo corpo fisico, deve essere attento affinché il suo danneggiamento, per quanto gli è possibile, arrivi il più tardi possibile. Solo quando l'essere umano comprende la necessità e l'importanza del proprio divenire, allora Tosse può diventare parte dell'essere umano e divenire come parte dell'essere umano. Noi non diamo molta importanza agli stimoli che dal corpo giungono alla nostra coscienza. Spesso questi stimoli li ignoriamo al punto tale da considerarli delle sciocchezze. Spesso sono delle sciocchezze, altre volte non sono delle sciocchezze. Comunque quando arriva uno stimolo, quando arriva una sollecitazione, è sempre per sistemare qualcosa che si sta spostando. Per cui noi dobbiamo essere attenti a tutto quello che succede dentro di noi per non trovarci col culo per terra. È chiaro che è molto più facile, oggi come oggi, con la medicina arrivata a quello che è, mettere rimedio a questo. Ma voi non dimenticate che la medicina è riuscita ad arrivare ad essere ciò che è attraverso un grande lavoro di stregoneria, attraverso un grande lavoro di alterazione del sistema sociale. La malattia dei cristiani era vista come qualcosa mandato da Dio, una punizione, un premio che Dio dava agli esseri umani. Addirittura Tommaso d'Aquino parlava della malattia come lo stato normale dell'essere umano. Mentre invece le parentesi di felicità, le parentesi di benessere erano dei regali che Dio faceva all'essere umano all'interno della malattia, che era il proseguo normale della sua vita. Per cui toccare e guarire un corpo umano, guarire da una malattia, significava intervenire su ciò che Dio mandava, cioè significava variare la capacità di Dio di intervenire o di punire l'essere umano, per cui veniva punito nel modo più grave possibile. La caccia alle streghe è stata una punizione per questo. La distruzione della medicina della Grecia antica, ma di tutta la medicina antica, tutta la medicina pagana, fu dovuta al fatto di impedire all'essere umano di curarsi, di impedire all'essere umano di sviluppare un minimo di benessere, perché il malessere era la punizione che Dio gli mandava. Pensateci un po', con questo a priori, con questa idea a priori, si sono macellati milioni e milioni e milioni di individui, fatti morire delle malattie più atroci possibile, perché quella era la volontà di Dio. Cioè, non ci sono solo i campi di sterminio, non ci sono solo i roghi da imputare ai cristiani, ma la distruzione della conoscenza è il più grande sterminio che i cristiani hanno portato nei secoli, ed è quello che stanno tentando ancora oggi. E ora che abbiamo parlato di tosse, parliamo di un altro guardiano, ed è l'ultimo guardiano, no, forse il penultimo guardiano di cui parliamo, va, vediamo. E questo guardiano è Tutano. Se tosse esprime alla ragione le esigenze non descritte del corpo fisico, Tutano impone alla ragione le esigenze di conservazione in relazione al circostante in cui costui vive. L'essere umano non è creato da un dio pazzo che gli ha regalato il mondo. L'essere umano è un divenuto all'interno dell'essere natura, all'interno dell'essere natura ha proceduto adattamento dopo adattamento, conservandosi ed espandendosi. La conservazione del proprio stato è la condizione per l'espansione e lo sviluppo. Tutano è un guardiano che deve garantire la conservazione dell'esistente in funzione dello sviluppo. Esiste una sola direzione che deve garantire la conservazione dell'esistente in funzione dello sviluppo. Tutte le altre direzioni non sono lo sviluppo. Da come si vive in questo momento si può migliorare la qualità della vita e si può peggiorare precipitando nella miseria.
La condizione di miseria è favorevole allo sviluppo della fede cristiana e di ogni altra concezione monoteista. La condizione di benessere è una condizione favorevole alla percezione del circostante, in quanto, eliminando la pressione impellente dei bisogni fisici primari, lascia spazio all'espressione dei bisogni intellettuali, del lavoro astratto, come vi ho detto prima, no? Chi ha fame non si chiede come soddisfare il bisogno dello sviluppo del proprio corpo luminoso. Tutano agisce affinché gli esseri umani conservino quello che hanno conquistato per poterlo migliorare. Tutano è un'esigenza che l'essere presenta alla sua ragione. Tutano esprime la sua tensione alla ragione, impedendo a questa di nascondersi dietro le sue illusioni e di chiamare le cose col loro vero nome. La descrizione a cose irreali o a dimensioni di fantasia. La ragione deve allargare la propria descrizione e Tutano provvede a questo. La sconfitta di Tutano sia con l'assoluto della ragione, sia come sottomissione dell'essere umano al Dio assoluto, ad una pretesa verità assoluta. E Tutano è una divinità che dice alla ragione: guarda, tu non puoi peggiorare le tue condizioni di vita. Le tue condizioni di vita vanno da qua, da quello che tu sei in questo momento, al migliorarle. Perché soltanto migliorando le condizioni di vita si può percepire il mondo che ci circonda. L'ho già detto, il paganesimo e la stregoneria non possono vivere là nella miseria. Tanto maggiore è la miseria, tanto più duro e piccolo è il percorso di stregoneria. Tanto più c'è benessere, e nel benessere viene usato il lavoro intellettuale, viene usato il lavoro astratto, viene usato l'impegno di trasformazione dell'individuo, tanto più grande può essere un percorso di stregoneria. Per cui nei percorsi di stregoneria dove c'è miseria, la stregoneria consiste nell'uscire dalla miseria. Dove c'è la fame, un percorso di stregoneria consiste nell'eliminare le cause che producono la fame. Dove c'è l'ignoranza per la medicina, un percorso di stregoneria consiste nel raggiungere la conoscenza della medicina. In un campo di sterminio nazista, un percorso di stregoneria consiste nel tagliare il filo spinato. Se tanto più grande la miseria, tanto più grande è l'orrore, e tanto più piccolo, nel senso vicino alla quotidianità, è il percorso di stregoneria. E lo stesso vale per il paganesimo. Tanto più l'individuo è rattrappito su se stesso, cioè viene impedito a percepire il mondo, tanto più la sua percezione del mondo sarà piccola. Tanto più la sua percezione del mondo sarà ostacolata. Per esempio, quando io combatto l'idea del Dio dei filosofi, cioè la concezione di Dio dei filosofi, è perché queste sono delle vere e proprie gabbie entro le quali viene chiuso il pensiero. Ogni volta che noi abbiamo un'idea a priori, no, alla quale pieghiamo il nostro pensiero, noi distruggiamo gran parte delle possibilità di sviluppo del nostro pensiero stesso. Per cui quando si combatte un pensiero a priori, non è che si combatte il pensiero ad a priori perché è un pensiero nemico o è un pensiero contrario, ma si combatte quel pensiero da priori perché quel pensiero da priori, tipo il Dio dei filosofi, tipo l'essere assolutamente necessario, la causa prima, eccetera, altro non sono che delle sbarre della gabbia di Pavlov, dove dentro noi come cani stiamo sbavando, cioè quelle sbarre ci impediscono a noi di dilatarci nel mondo. Per questo motivo si fa la lotta ideologica, la lotta del pensiero, se si esprimono delle posizioni contrarie, si danno dei percorsi logici diversi, perché il pensiero non è una cosa astratta, cioè non è una cosa astratta nel senso che è una cosa di cui possiamo parlarne tranquillamente. Il pensiero entra nella nostra struttura emozionale, entra nelle nostre fibre più intime, e il pensiero, tutte le idee che noi mettiamo ad a priori del nostro pensiero, sono delle vere e proprie barriere che noi costruiamo dentro di noi. Uno che adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, certi discorsi non potrà assolutamente
sentirli, non solo capirli, ma addirittura sentirli, ascoltarli o permettere che qualcuno li faccia. Alzerà dei roghi affinché questo non li faccia. Ma lui alzerà dei roghi perché alla base del suo pensiero c'è il macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè, c'è una barriera ben precisa fra lui e il mondo che lo circonda. E anche se lui rimuoverà la descrizione del macellaio di Sodoma e Gomorra, al quale si metterà in ginocchio, di fatto, egli continuerà a muoversi come se quella descrizione esistesse ancora. Cioè, a volte, una volta che un elemento della descrizione è entrato nella struttura emozionale dell'individuo, quello non si muove più. Neanche rimuovendo la descrizione, occorre una violenza incredibile per farlo. E vediamo all'ultimo guardiano per oggi, no? E l'ultimo guardiano di cui parliamo per oggi è verità. Verità è un grande guardiano del divenire umano. Verità è quanto l'essere percepisce nel momento presente. È la sua percezione nell'istante in cui emette, scusate, il suo giudizio. Verità è la misura della libertà dell'essere umano, o dell'essere in generale. Verità è il divenuto dell'essere, la sua libertà raggiunta. La libertà è il processo di divenire dell'essere, la sua capacità di sviluppare il suo corpo luminoso. Verità è un guardiano della e nella ragione. Verità è la percezione dell'attimo presente nella specificità del soggetto. L'attimo presente e il divenuto del soggetto sono momenti assoluti. Questi momenti tendono a fermare il divenire dell'essere umano. Ecco, dopo tanto penare, sei giunto alla verità. Questa è verità. No, afferma libertà. Questo è un aspetto di verità. Segui le tensioni che nascono dentro di te e troverai altri aspetti di verità. Cresci e verità si modificherà. Verità è rappresentata come un'austera matrona, come l'immagine del divenuto immobile in se stesso. Fu facile per i cristiani imporre la verità assoluta del loro Dio, dentro la quale esaurire il divenire dell'essere umano. Attraverso il terrore imposero il loro Dio. Il terrore bloccava il divenire. La parola del loro Dio era la verità, in cui il divenire dell'individuo si esauriva. Mettere verità come obiettivo del divenire umano significa distruggere il respiro di libertà. Significa impedire il formarsi di altre verità, di altre scelte dell'esistenza. Significa ignorare che l'essere umano è divenuto imponendogli la verità della creazione da parte di un potere di cui egli è a sua immagine e somiglianza. Il creatore è uguale al creato, dunque non esiste divenire del creato in quanto questo è uguale all'assoluto. L'austera matrona si chiude su se stessa e attende la morte. Prima di essere austera matrona era una giovinetta, prima di essere una giovinetta era un feto, eppure l'austera matrona chiude il divenire dell'essere, impedisce all'essere di pensare se stesso come un divenuto e di conseguenza di pensarsi in divenire. Quando dunque verità è un nemico dell'essere umano, quando aiuta la ragione a prendere il controllo dell'essere umano, bloccandolo nel divenire, convincendolo di aver raggiunto l'assoluto. Quando verità è un grande guardiano del divenire umano, quando, fissando il divenuto, pone le basi per modificarlo. Quando verità non è causa della ricerca di sviluppo del soggetto, ma è effetto descrittivo della sua tensione nella ricerca di libertà. Verità fa parte di un gruppo di guardiani molto subdoli, facilmente manipolabili dalla ragione. Questi presentano vari lati, sia nel superio che nell'io psichistico, in quanto costituiscono un ponte di congiunzione fra entrambi. Quando la ragione sbarra l'aspetto che le interessa, tende a bloccare il ponte per impedire l'afflusso di dati tali da sconvolgere la sua descrizione. Ecco allora che da guardiano dell'essere umano verità diventa un guardiano della staticità della ragione, l'austera matrona. Il guardiano verità dell'essere umano è figlia di Saturno, è figlia di colui che pesca dall'io psichistico per raggiungere il descritto della ragione e facendo questo alimenta il principio speranza del divenire umano. Il guardiano verità è figlia di virtù,
la capacità dell'essere umano di chiamare le cose col loro vero nome senza costruirsi inganni. Il guardiano verità è figlia di giustizia, l'equilibrio fra i poteri di essere all'interno del divenire dell'essere natura. Il guardiano verità è tale soltanto quando risponde a delle caratteristiche precise. Una cosa è la verità, un'altra cosa il guardiano verità. E con questo per oggi chiudiamo i guardiani del divenire umano. Naturalmente sono ancora un certo numero, sono ancora una ventina, insomma, credo, prima di finire i guardiani del divenire umano. E come vi ho detto, i guardiani del divenire umano sono sicuramente molti di più. Sono molti di più perché è necessario afferrare ogni aspetto del divenire umano, perché ogni aspetto del divenire umano è magico. E ogni aspetto del divenire umano, in quanto magico, e parlo del divenire di ogni essere della natura, in questo caso è solo che proietto me stesso, in quanto io sono un essere umano, almeno credo. E ogni aspetto, ogni azione che noi facciamo è un'azione magica, e per essere un'azione magica è tale solo se costruisce il Dio che cresce dentro di noi e trova nel mondo che ci circonda il corrispondente Dio, cioè il Dio che la mia specie ha costruito nel corso dei milioni e milioni di anni. Per quanto riguarda il discorso di verità, è anche questo, la verità è un concetto come guardiano, come divinità, assolutamente pagano, cioè non ci sono delle corrispondenze in nessun'altra religione, specie nelle religioni rivelate. Perché questo? Perché ogni religione rivelata ha la rivelazione del Dio, cioè ogni religione rivelata, ogni religione che abbia il Dio creatore all'inizio dell'universo ha una verità determinata dal Dio creatore. Cioè il Dio creatore determina qual è la verità e la comunica agli esseri umani attraverso la rivelazione. A quella verità gli esseri umani devono adeguarsi. Tutto il loro percorso serve per arrivare a quella verità, a svelare ciò che è arcano, ciò che è segreto, ciò che è esoterico in quella verità. A differenza di questo, nel paganesimo non esiste una rivelazione. Nel paganesimo l'essere umano, qualunque essere, qualunque sia, elimina gli ostacoli che impediscono la sua crescita e il suo divenire, sposta ostacolo dopo ostacolo. Per cui ogni volta che sposta un ostacolo giunge ad una verità, cioè giunge ad una descrizione del mondo che lo circonda, e questa è una verità. Ma continua il percorso, l'essere umano continua il percorso di libertà e sposta un altro ostacolo del suo percorso. Spostando un altro ostacolo giunge a un'altra verità. Poi va ancora avanti con libertà, sposta un altro ostacolo e trova un'altra verità. Cioè il percorso su cui noi mettiamo l'accento è il percorso di libertà, perché la libertà non è altro che la descrizione dell'attimo che l'individuo ha raggiunto. Il feto che esce dalla vagina della madre giunge in una verità che deve continuamente modificare per costruire la sua crescita. Allora la verità si modifica continuamente proprio per favorire la crescita dell'individuo. E così la nostra interazione fra noi e il mondo circostante è un continuo percorso di libertà che viene descritto attraverso una serie di momenti in cui si esprime verità. Cioè verità descrive ciò che libertà raggiunge. Questo è un concetto che appartiene esclusivamente al paganesimo. Per quanto riguarda, e qua faccio una polemica con tutti i radioascoltatori, scusate un attimo, per quanto riguarda a quelli che mi dicono queste cose non si sono mai sentite, io rispondo sì, è vero. Queste cose non si sono mai sentite, nel senso che brucia oggi, brucia domani, metti sui roghi, metti la galera, queste cose non hanno potuto essere prodotte se non quando si è costruito un margine di libertà all'interno dei sistemi sociali che queste cose potevano essere espresse. Essere espresse
non significa essere accettate, cioè essere espresse queste cose non significa che ci sia la struttura emozionale, la struttura delle persone per percepirle. Infatti non pretendo assolutamente di convincere nessuno, perché è una questione di energia, non è una questione di logica, è una questione di energia. Per cui le persone devono imparare a costruire loro stessi. Quello che io sto dicendo qui, e voi sentite per la prima volta, cioè tutti quelli che l'hanno sentito o lo sentono da me, o se lo vanno a cercare spulciando qua e là una nozione a destra o una manca, lo sentono per la prima volta. Se poi mi dite che sono un coglione perché mi sto facendo il culo, cioè sto lavorando come un pazzo per costruire una nuova religione, in realtà io sto ricostruendo l'antico paganesimo pre-religioni rivelate che è stato distrutto. Ma non è stato distrutto perché, sì, mi ricordo c'era Giove, l'Olimpo, c'era questo, no, tutto l'antico paganesimo è stato distrutto nella concezione, nella relazione emozionale fra l'individuo e il mondo che ci circonda. No, c'è ancora qualche libro che parla dei miti dell'antica Grecia, che parla dei miti nordici, che parla delle leggende, che parla storie, che descrive. Ma un conto è descrivere queste cose con gli occhi di un cristiano o con la sensibilità emozionale di un cristiano. E un altro conto è vivere queste cose, è fagocitare queste cose ed usare questi aspetti per affrontare la vita di tutti i giorni. Sono due cose completamente diverse. Per cui i radioascoltatori che dicono io da te cazzo, capisco poco, non è che riesco a capire tutto, ci sono delle cose che io non capisco eccetera, è la cosa più normale di questo mondo. L'unico modo per riuscire a capirmi, per quelli che non hanno energia per afferrare immediatamente le cose, è registrare e riascoltare. Anche qui non garantisco che chi non ha energia sufficiente riesca a capirmi, che poi io dica delle cose, delle sciocchezze, beh, questo dipenderà da tante cose. Sì, pronto? Sei tu? Chi parla? Francesco da Vicenza. Ciao. Io ti ammiro perché tu, essendo paganetto, sei molto pulito e quindi sei di notte, secondo me. Scusa se dico dei nostri, non perché io voglia inficiare le tue problematiche, le tue risoluzioni pagane, ma perché capisco che in te c'è un uomo che agita molto bene il bene del mondo, il bene dell'umanità. Addirittura? Sì, nel tuo piccolo ci sai fare, nonostante questi eventi storici della massoneria, eccetera, che sta inficiando il mondo come l'ha fatto al tempo di Hitler. Tu sei un pungolo estremo, molto utile, anche se ti dichiari pagano, secondo me, perché tu sei molto pulito, più di tanti grandi professori di fede, di lealtà, eccetera, di carità. Tu, nel tuo piccolo, sei più pulito di tanti altri. Anche se non condivido le tue idee, io sono con te. Perché tu hai un'anima che produce e seduce. E non ti servi di grandi frasi, di grandi apologie per sostenere il tuo asserto. Ma ti servi solo di te stesso. E questo è bello, molto bello. Scusa se sono intervenuto, caro Claudio, ma dovevo dirtelo. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Vabbè. Allora, grazie amico. Vabbè, vado a pari con gli insulti di oggi, dai. Un po' di complimenti qualche volta non guasta. Cioè, guasta, vabbè, ma insomma. Va bene. Teniamoci un attimino. Ecco, vabbè, adesso lo faccio. Faccio un attimino. Voi sapete, io vi ho già parlato del personaggio, di un personaggio della stregoneria molto, molto strano, no? Ne ho parlato quando,
quando avevamo trattato le strutture storiche, no? Quando vi ho parlato della un avvenimento per secolo portato avanti dalla stregoneria che andava dall'800 al 1789. Nel 97 avevo fatto questo, mi sembra di sì, 2 anni fa. E vi ho parlato di questo personaggio un po' particolare che era Arlecchino, no? Arlecchino effettivamente è stato, Arlecchino è una maschera, no? Beh, tutti sanno che Arlecchino è una maschera del teatro, ma anche in stregoneria Arlecchino è una maschera, ed è una maschera che serve a coprire il volto di uno stregone, il volto di uno stregone il cui compito è quello di combattere nei mondi della percezione, nei mondi dell'energia, nei mondi di energia. E combattere nei mondi di energia non è che non si costruisce qualcosa che dopo si riproduce nel mondo di tutti i giorni, solo che ciò che si riproduce nel mondo di tutti i giorni è estremamente più lungo. Bene, le guerre di Arlecchino, cioè praticamente Arlecchino è considerato uno spirito feroce e malefico, no? E conduceva le donne che volavano di notte, evocando il gioco di Diana, che veniva ricordato nelle leggende medievali. Ebbene, queste battaglie sono state combattute durissime, e furono quelle battaglie che hanno permesso l'uscita dall'oscurantismo. Perché hanno permesso l'uscita dall'oscurantismo? Perché hanno permesso agli esseri umani delle varie società di percepire e di intuire qualcosa di diverso rispetto a quello che il condizionamento educazionale e la scienza ufficiale, i preti, le beghine, tutta l'organizzazione clericale imponeva loro. Cioè, le battaglie di Arlecchino servivano semplicemente per arricchire o diminuire l'energia con cui le persone ascoltavano il mondo che gli stava attorno. Aumentando o diminuendo l'energia delle persone che ascoltavano il mondo, permettevano alle persone di afferrare quelle cose nuove, quelle cose diverse che dal mondo arrivava verso di loro. Per cui le battaglie della stregoneria in percezione alterata furono delle battaglie veramente dure, e uno dei gruppi che tentarono di fermare all'interno delle battaglie di sogno gli stregoni furono i benandanti. Chi erano i benandanti? I benandanti erano dei contadini. I benandanti erano dei contadini che alteravano la percezione, arrivavano nel sognare, e anche loro avevano una percezione alterata, e il loro scopo era quello di fermare Arlecchino e la sua banda di streghe. Perché dovevano fermarli? Perché variare il presente significava variare il futuro. Cioè, se io agisco in modo che le persone percepiscono delle cose diverse in questo momento, io vario quello che è il sistema sociale, vario il controllo che c'è sulle persone. Per cui questi contadini, questi benandanti, combattevano Arlecchino per non far cambiare il presente. E fu una guerra dura, cioè c'è ancora, insomma, però un po' meno, perché questi benandanti oltretutto furono perseguitati dagli inquisitori cattolici, furono perseguitati, alcuni andarono sui roghi, altri furono condannati alla fustigazione, altri vennero inquisiti in vari modi, e praticamente il tutto il sistema inquisitorio cattolico non fece altro che indebolire questa congrega, ne indebolirono anche delle altre, e permisero ad Arlecchino, permisero alle streghe di continuare la loro opera di alterazione della percezione umana. Perché vi sto parlando questo? Perché la ricchezza di energia che ha una persona, cioè la quantità di energia che una persona ha attraverso l'uso dell'astratto, cioè il lavoro nell'astratto, il lavoro nella percezione degli dèi, il lavoro nella modificazione di se stessi, il piacere della vita, cioè il piacere di affrontare cose diverse, il piacere, proprio scaricare l'energia attraverso il piacere, porta a dilatare la capacità della persona di percepire il mondo. Ora,
io potrei fare 50.000 discorsi alle persone e le persone non gliene frega assolutamente niente. Ebbene, quel giorno che una piccola frazione della loro energia gli permette di cogliere una variazione infima, insignificante nella vita, queste persone possono cambiare, cioè possono imboccare dei percorsi diversi, perché è una questione di energia, cioè di saper cogliere la cosa diversa per comprendere che il mondo che ci circonda è diverso da quello che normalmente si descrive. E questa guerra fu la guerra degli stregoni. E la stessa cosa è il discorso che fece quella persona martedì qui con Franco. Cioè, comprendere l'astratto, comprendere il mondo che ci circonda, comprendere un discorso di filosofia, comprendere delle cose è una questione di energia, è una questione di pratica. Se io faccio pratica a leggere dei libri di filosofia, perché mi piace, però se fatti così, a discorsi rognosi, stufa, ma chi me lo fa fare, eccetera, un po' alla volta, estendo la mia capacità di leggerli, e estendendo la mia capacità di leggerli, estendo la mia comprensione, capisco cosa mi serve leggere quelle cose o cosa non mi serve, le colloco all'interno della mia vita e costruisco delle strategie. Ma per far questo ho dovuto farmi uno sforzo, perché c'era una roba, che i libri, ma te sapessi che barba, e il fatto che le frasi che dopo ritorna ancora, e poi il linguaggio difficile, mamma mia che linguaggio difficile. Bene, per riuscire ad affrontarli ho dovuto fare uno sforzo, quello sforzo che io ho fatto ha messo in moto delle energie. Le energie che io ho messo in moto hanno costretto il mio fisico, la mia fisicità ad accumulare energie dal mondo circostante, perché le stavo scaricando. E allora si è innestato un processo di accumulo, carica, scarica, in funzione di comprendere quei testi, di comprendere l'uso di quei testi. E un po' alla volta le persone si modificano proprio comprendendo quei testi. Allora, comprendere un testo, lavorare sull'astratto, comprendere gli dèi che ci circondano, comprendere lo sconosciuto, usare l'intuizione dell'intuibile, in pratica, in poche parole, se lo volete più povere, praticare il crogiolo dello stregone, è un atto di assoluta volontà ed è un atto di energia. Questo ricordatevelo sempre. E questo discorso sulla quantità di energia è venuto fuori martedì. Io personalmente non avevo mai osato in 2 anni e mezzo tirarlo fuori, però è giusto che venga tirato fuori, anche perché sull'energia si può costruire azione, cioè sull'energia, sulla percezione, aggiungendo, togliendo energia, Arlecchino e le sue bande di streghe hanno potuto variare quello che è la comprensione degli esseri umani del mondo che ci circonda. Questa è stata la grande guerra combattuta da Arlecchino. E vi assicuro che la maschera passa da stregone a stregone, non ha nessuna importanza. Passa da volontà a volontà, passa da intento ad intento. Però il gioco è quello di togliere e dare energia. Togliere e dare energia significa aumentare la comprensione. Purtroppo, fra una società di esseri umani esiste sempre il condizionamento educazionale. Il condizionamento educazionale non si può mai toglierlo tutto insieme. Si può toglierlo ad alcuni individui per favorire dei percorsi, ma non si può toglierlo tutto insieme. Il condizionamento educazionale tenta sempre di riprodursi, tenta sempre di ricostruire coercizione. Bene, io praticamente chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Visto che nessuno è ancora arrivato, allora vi metterò un paio di minuti di musica, poi se non è arrivato nessuno vedrò, vi metterò un po' di pubblicità o vi leggerò qualcosa. Tanto ascoltatevi un po' di musica, qualunque essa sia, 2 minuti. Se volete telefonare nel frattempo mi trovate al telefono.